Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Orazio Coclite che vi parla e da Antonio Ammirati, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in onda dalla chiesa di San Domenico in Taverna. Situata alle pendici della Sila Piccola, in provincia di Catanzaro, la città di Taverna vanta un incontaminato patrimonio naturalistico e un ricchissimo patrimonio culturale e artistico. Le origini del borgo risalgono alla fondazione della colonia greca di Trischene, quando le tre sorelle di Priamo, sopravvissute alla distruzione di Troia, approdarono sulla costa ionica. Poco distante dall'attuale centro abitato, nei pressi del torrente Litrello, è possibile visitare una delle strutture produttive della Taverna Vecchia. Una serie di canali scavati lungo la parete della collina portano l'acqua a due mulini a ruota orizzontale per la macina del grano, perfettamente funzionanti grazie ai recenti lavori di recupero. Il vasto territorio di Taverna comprende un considerevole patrimonio ambientale, in buona parte costituito dal Parco Nazionale della Sila Piccola, ricco di itinerari suggestivi e paesaggi emozionanti. Montagne e valli incantate, piante stupende, una grande varietà di animali, attraverso sentieri naturalistici dove i colori sono scanditi dal ciclo delle stagioni. A guardia dell'importante passo per la Sila venne posta agli inizi del Novecento una torre di guardia chiamata Torre Cene, di cui rimangono ruderi della cinta muraria e della torre cilindrica. Nel 1613 qui nacque Mattia Preti, il più grande pittore della Calabria. Da Roma a Napoli fino a Malta, Preti diffuse nelle maggiori capitali d'Europa la sua eccezionale creatività. Taverna conserva oggi 30 sue opere, esposte negli altari delle chiese e nel Museo Civico. Al centro dell'antico quartiere di Santa Barbara è situata l'omonima chiesa parrocchiale, dove si possono ammirare il grandioso patrocinio di Santa Barbara, la presentazione di Gesù al Tempio, il battesimo di Cristo e altri pregevoli capolavori di Mattia Preti. La chiesa di Santa Maria Maggiore è considerata la più antica chiesa di Taverna. Il suo interno è stato fortemente compromesso dall'alluvione del 1954. Accanto l'oratorio della confraternita della Madonna del Carmelo, che ha un soffitto ligneo del Settecento e ricchi decori in stucco. Di particolare bellezza la chiesa monumentale di San Domenico, annessa al convento dei Domenicani, oggi sede del municipio. Alla chiesa, ricostruita dopo il sisma del 1662, vennero date forme barocche ampliata con una navata laterale a sinistra. La facciata presenta un elegante portale a fastigio, sostenuto da quattro colonne ioniche, culminanti con la statua del santo. L'interno conserva quasi intatta la decorazione barocca. Il soffitto è in legno a cassettoni dipinto nel XVIII secolo. Nel 1988, dopo l'ennesimo intervento di recupero dell'edificio e delle opere presenti, la chiesa venne riaperta al culto e la pinacoteca pretiana restituita al pubblico. Splendide le 11 tele ornate dai fastigi lignei lavorate nelle fiorenti botteghe dell'epoca. Nella pala dell'altare dedicato a San Giovanni Battista, l'autoritratto di Mattia Preti sigilla il nostalgico legame dell'artista con il borgo natale. Celebriamo quest'oggi la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. A pochi giorni dal Natale la famiglia di Nazareth brilla ai nostri occhi come sorgente di consolazione e modello di vita. È un capolavoro di famiglia. Tre persone tutte proiettate su Dio, innamorate di Lui. Dio è l'unica ragione del loro stare insieme, del loro soffrire insieme, del loro gioire insieme. L'affetto paterno di Giuseppe e la tenerezza materna di Maria per quel figlio sono l'esempio a cui ogni famiglia cristiana è chiamata a guardare, riscoprendo continuamente ciò che essa è e deve essere, mistero d'amore.
Presiede l'Eucaristia Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro Squillace. Concelebrano con lui il parroco Don Maurizio Franconiere e Don Francesco Candia. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi. I canti sono eseguiti dalla Corale San Sebastiano, all'organo il maestro Ercole Gesualdo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi, fratelli e sorelle. Come famiglia dei figli di Dio siamo raccolti attorno alla mensa della parola dell'Eucaristia per crescere nella grazia che il Redentore ci ha donato nel Natale. Per accoglierla in pienezza riconosciamo e confessiamo i nostri peccati dinanzi a Dio e dalla comunità. Signore, che hai voluto la famiglia, immagine del tuo amore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che hai voluto essere come noi, figlio in una famiglia, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
preghiamo. O Dio nostro Creatore Padre, Tu hai voluto che il Tuo Figlio, generato prima dell'aurora del mondo, divenisse membro dell'umana famiglia. Ravviva in noi la venerazione per il dono e il mistero della vita, perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del Tuo amore e i figli crescano in sapienza, età e grazia, rendendo lode al Tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro del Siracide. Il Signore ha glorificato il Padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il Padre espia i peccati e li eviterà, e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi glorifica il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente, anche se perde il senno, e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il Padre non sarà dimenticata. Otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda, con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli,
perché non si scoraggino. Parola di Dio. La pace di Cristo regni nei vostri cuori, la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato. Oggi celebriamo la festa della Sacra Famiglia nella chiesa di San Domenico in Taverna, che diede i natali a Mattia Preti, il più grande artista calabrese di tutti i tempi, del quale stiamo celebrando il 400° anniversario della sua nascita. Taverna, con il suo impianto urbano, i suoi palazzi, le sue chiese, tutti immersi armonicamente in uno scenario naturalistico di straordinario fascino,
Stretta com'è tra i monti dell'altopiano Silano e l'orizzonte ceruleo del mare, non può non sentirsi protagonista di un simile evento celebrativo del suo figlio più famoso. Siamo dinanzi al mistero di Dio che si è fatto uomo ed è vissuto in una famiglia assolutamente ed umilmente obbedienti al Signore. Giuseppe obbedisce al comando del Signore di prendere con sé Maria, sua sposa. Obbedisce alla parola dell'angelo che gli manifesta il pericolo incombente per il bambino e gli ordina di trovare un rifugio in Egitto. Obbedisce al Signore che gli ordina di tornare in patria. Maria, a sua volta, obbedisce all'angelo. Ma fa lo stesso con Giuseppe, non esita a fare la profuga in Egitto per salvare la vita del bambino, sperando di ritornare in Israele una volta passato il pericolo. Anche Cristo Gesù obbedisce a Giuseppe. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Questo tangibile sentimento di fede e di ossequio ad essa è leggibile nelle numerosissime opere di Mattia Preti, detto il Cavaliere Calabrese, uno dei principali artisti del Seicento europeo, che dopo aver girato l'Italia in lungo e largo, con lunghe soste a Napoli, a Roma, si ritirò nell'isola di Malta, ove ricevette commissione ed onori ed esercitò con la sua eccezionale creatività una notevole influenza. Per nostra fortuna, molte sue opere si trovano in questa cittadina e in particolare in questa chiesa, dove l'altare patronale con il dipinto del Cristo fulminante è la summa degli stilemi caratterizzanti la sua parabola vitale e creativa. C'è un altro aspetto che va tenuto in massima considerazione. Tutta la sua esistenza è stata anche una sincera, umile, operosa ricerca di Dio. Iniziata a Taverna alla scuola di Don Marcello Anania, parroco di Santa Barbara, in seguito divenuto vescovo di Sutri e Nepi. Possiamo davvero dire che il suo anelito fu di accostarsi sempre più a Dio, un grande amore per la povera gente che gli faceva dire, rivolto a quei miseri che beneficava, per voi dipingo, non avendo per me bisogno di nulla. Fu un uomo di vera fede, di profonda saggezza, dal grande senso della solidarietà amicale, dall'animo profondamente cattolico. Un uomo che ha saputo comunicare la fede con l'arte e che con i suoi dipinti può ancora oggi dire il Vangelo in una modalità sempre attuale, come accade per l'appunto con le sue opere che vanno osservate, gustate, assimilate, come dimensione ineffabile del sacro, in una continua e incessante ricerca di Dio. È per questo che egli può essere considerato uno strumento di cui l'invisibile si serve e grazie ai vivi colori e alle realistiche forme dei suoi quadri si rende manifesto, si rende visibile. Il nostro nutrì un grande amore per la povera gente. Così il suo biografo Lione Pascoli, parlandoci di un animo profondo, sensibile, caritatevole, caratteristico in chi ha ricevuto una formazione familiare cristiana e che sarà il fondamento della concezione etica dell'arte, ed il focolare domestico, protagonista la madre che vuole sempre accanto a sé i figli, è una nota che Mattia Preti porterà con sé e sempre lo trasporterà alla Sagra Famiglia, mantenendolo
in contatto costante con la sua terra di origine. La concezione sacrale della famiglia anima anche l'altro bellissimo quadro di Mattia Preti, custodito nella chiesa di Santa Barbara, Presentazione di Gesù al Tempio. Il quarto centenario di Mattia Preti che stiamo ricordando ha coinvolto una comunità, una diocesi, una regione, qui rappresentata dal Presidente dell'Assemblea, che saluto assieme a tutte le altre autorità e a tutti voi, carissimi fedeli, qui convenuti anche da altre parti della diocesi. Ma più in particolare ha coinvolto il cuore di tutti i calabresi, i quali nella somma arte del loro pittore tenebroso ritrovano i volti, i chiaroscuri, le ombre di una terra eterogenea ed unica, qual è la Calabria. E questo è un evento che non appartiene solo ed esclusivamente ai calabresi o all'Italia, ma abbraccia la sua orgogliosa mediterraneità, che la scelta finale di Malta conferma. In tema di uomo e di umanità è doveroso non tralasciare un aspetto dell'animo di Mattia Preti, la generosità. Non si montò mai la testa, le sue qualità preeminenti restarono la bontà, la pietà, la pietas verso tutti, soprattutto verso i bisognosi, il senso di altruismo caritativo. Tutto ciò anche perché uno dei pensieri dominanti era la salvezza della sua anima. Coscia com'era che l'oggetto del giudizio finale non sarà il male commesso, ma il bene compiuto, e compiuto bene. Per voi dipingo, ripeto, non avendo per me bisogno di nulla. Così si rivolgeva ai tanti poveri che lo aspettavano sulla porta della chiesa, sulla porta di casa, e a tutti faceva l'elemosina. Non solo, la sua attenzione e premura erano rivolte anche al mantenimento di intere famiglie, di fare la dote alle ragazze bisognose e di soccorrere ogni altro fratello meno fortunato di lui. Lo apprendiamo dal suo testamento. Raccomando a Dio, Signore nostro, l'anima mia, si degni la sua infinita bontà e misericordia di perdonarmi tutti i miei peccati. Autorità civile e religiose gli riconobbero questi suoi meriti, tanto che nella lapide sepolcrale in San Giovanni della Valletta fu incisa questa bellissima espressione. Infiammato dal desiderio di più intensa pietà, erogò ai poveri l'ingente somma di denaro che si era guadagnato con le sue tele, lasciando ai pittori l'esempio di imparare a dipingere per l'eternità. Carissimi fedeli e telespettatori, dobbiamo ringraziare la famiglia di Mattia Preti, ma anche tutte le famiglie del mondo, quelle della nostra terra, del nostro sud, della nostra Calabria, della nostra diocesi, che continuano sull'esempio della famiglia di Nazareth a nutrirsi di Dio. La famiglia è patrimonio dell'umanità, sia spirituale che economico, e in essa si concentrano tutti gli aspetti umani. È protezione, è luogo di solidarietà, luogo ove si scopre la fede, la dignità, il rispetto. Nella famiglia impariamo a diventare figli, padri, madri, fratelli, i diritti e i doveri di cittadini, il rispetto delle leggi. Purtroppo, oggi la famiglia rischia di dissolversi a causa di una triste confusione di contenuti e di sentimenti. Ma questo non autorizza nessuno a tirare i remi in barca e a gettare la spugna. Bisogna invece razionalizzare ed elaborare proposte illuminanti, sempre dalla parola, illuminate sempre dalla parola di Dio. Perciò dico a tutte le famiglie presenti o collegate alla televisione, e vi prego, comunicate questo messaggio anche ad altri. Coraggio, coraggio,
Sosteniamo i cuori di tanti genitori, di tanti giovani che continuano a credere nella famiglia cristiana, in questo patrimonio evangelico che Cristo ha affidato all'umanità e che è ricchezza di valori eterni. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ha lasciato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Siamo riuniti come una famiglia di famiglie, uniti dalla stessa fede nel Padre, a cui eleviamo le nostre preghiere, certi che Lui li ascolta e li esaudisce secondo il suo disegno di amore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Santo Padre Francesco, per il nostro Vescovo Vincenzo, per tutta la Chiesa, perché sappia accogliere in sé la parola di Dio, per proporla al mondo come valore supremo, presentandosi come portatrice di giustizia e di pace, desiderosa solo di mettersi al servizio degli uomini per la loro piena salvezza e liberazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le famiglie di cui oggi ricorre la festa, perché siano unite da una fede in Gesù Cristo viva e operosa e siano modello di unità, rispetto, comprensione, amore reciproco per tutti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli anziani, gli ammalati, i più deboli, perché non siano trascurati nei loro bisogni, ma trovino sempre conforto, solidarietà, aiuto nella comunità di appartenenza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i giovani, oggi più che mai preoccupati del loro futuro, perché non si scoraggino perdendo la fiducia e la speranza di un mondo migliore, ma trovino negli adulti, soprattutto esponenti del mondo politico, esempi a cui ispirarsi e sostegno nella loro grande scelta di vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli stranieri emigrati in Italia, che diventano fra noi sempre più numerosi, sovente risultano sfruttati e offesi nella loro dignità di persone, perché possano trovare nella nostra patria delle case ospitali, come fu ospitale quella di Marta e Maria per Gesù,
e incontrino cristiani capaci di offrire loro amicizia, tempo e aiuto, preghiamo. Ascolto, Padre, le preghiere dei tuoi figli. Le rivolgiamo a te senza timore, certi che le custodirai nel cuore, per Cristo nostro Signore. Amen. La famiglia, fondamento di ogni società, è depositaria del mistero della vita che si accende nel grembo della madre e che è affidata all'amore vigile e attento del padre, che conduce, difende e guida nel percorso dell'esistenza, proprio come ci ricordava il Vangelo di oggi. Il bambino di Nazareth è il figlio di Dio, egli stesso Dio, immagine del padre rivelata agli uomini. Ma anche ogni altro bambino che si affaccia alla vita porta in sé l'immagine del creatore, ed è perciò una realtà grande, unica, irripetibile e ineffabile, da accogliere con la trepidazione con cui ci si accosta al mistero. Accogliere un figlio è accogliere il mistero della vita, che in quella piccola e indifesa creatura si incarna in tutta la sua sacralità, e di fronte ad esso non possiamo che stupirci e assumere un atteggiamento di rispetto, di amore e di protezione. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, questo sacrificio di salvezza.
e per intercessione della Vergine Madre di San Giuseppe, fa che le nostre famiglie vivano nella tua amicizia e nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero adorabile del Natale, egli Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, unita a tutti gli angeli, cantiamo esultanti l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella festa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma anche soltanto una parola e io sarò salvato. Facciamo nostro l'invito rivolto da Papa Francesco alle famiglie del mondo in pellegrinaggio a Roma per l'anno della fede lo scorso mese di ottobre. La gioia vera che si gusta nella famiglia non è qualcosa di superficiale, non viene dalle cose, dalle circostanze favorevoli.
La gioia vera viene da un'armonia profonda tra le persone che tutti sentono nel cuore e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di questo sentimento di gioia profonda c'è la presenza di Dio. C'è il suo amore accogliente, misericordioso, rispettoso verso tutti. Solo Dio sa creare l'armonia delle differenze. Se manca l'amore di Dio, anche la famiglia perde l'armonia. Prevalgono gli individualismi e si spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia della fede la comunica spontaneamente. È sale della terra e luce del mondo. È lievito per tutta la società. Care famiglie, vivete sempre con fede e semplicità come la Santa Famiglia di Nazaret. Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai nutrito alla tua mensa, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria in cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, arricchisca le vostre case della sua grazia e dei suoi doni. Amen. Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella casa di Nazaret, rimanga sempre con voi. Vi preservi da ogni male e vi conceda di essere un cuor solo e un'anima sola. Amen. Lo Spirito Santo, fonte dell'amore, vi conceda le grazie necessarie affinché l'amore familiare consacrato dal vincolo del matrimonio si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Testimoniate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Al termine di questo anno che ci ha visti insieme ogni domenica e ogni giorno festivo per la trasmissione della Santa Messa, vi giungano, cari amici telespettatori, i nostri più cordiali auguri e quelli di tutti i colleghi, gli operatori e i tecnici delle squadre RAI di riprese. Che il 2014 sia un anno di pace e serenità per tutti voi, per le vostre famiglie e per il mondo intero. Termina qui il nostro collegamento da Taverna.
Vi salutano Orazio Coclite, che vi ha parlato, il regista Antonio Ammirati e la squadra Rai di riprese Napoli Esterna 3. Arrivederci a mercoledì prossimo, 1° gennaio, solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, e 47ª giornata mondiale della pace, per la messa presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. La linea torna ora a Rosario Carello per la seconda parte di A Sua Immagine. A lui e a tutti voi che ci avete cortesemente seguito, ancora l'augurio di una felice e serena domenica.